Si può correggere la presbiopia senza dover necessariamente cambiare il cristallino all'interno degli occhi? Assolutamente sì, anzi doverosamente sì, vorrei aggiungere, poiché il cristallino è una lente che è presente all'interno dei nostri occhi, come sappiamo, che tende a diventare patologica soltanto in terza età, tipicamente intorno ai 70-80 anni si sviluppa la cataratta nei pazienti, salvo eccezioni. La cataratta in realtà può venire anche a 20-30 anni o addirittura essere presente alla nascita, ma questo è un discorso eccezionale. Quindi mediamente il cristallino dei pazienti con presbiopia, ovvero pazienti che hanno 45, 50, 60 anni, è ancora un cristallino molto trasparente, perfettamente trasparente, oltretutto dinamico in maniera ridotta, ma ancora capace di accomodare, ovvero sia di mettere a fuoco. Per cui è peccato mortale andare a cambiare, sostituire, amputare il cristallino di questi pazienti quando ha ancora una buona riserva funzionale. In questi casi tipicamente si preferisce una correzione laser della presbiopia, che quindi oltretutto è meno invasiva per il paziente, non lo costringe ad andare in sala operatoria, ma è sufficiente un più veloce trattamento laser. Se poi il paziente svilupperà cataratta nel corso della propria vita, si potrà comunque fare l'intervento di cataratta, peraltro continuando a beneficiare di una buona visione sia da lontano che da vicino. Pertanto mi sento di rispondere con forte convinzione che la correzione della presbiopia non sia per lo più una correzione di tipo chirurgico cambiando il cristallino, bensì una correzione laser modificando il potere corneale.